Professore, siamo al secondo appuntamento per l'Open Day all'Istituto Alberghiero di Vieste. Come sta andando? Che cosa chiedono soprattutto gli alunni e i genitori che li accompagnano? Veramente ci ha sbalordito un po', pensavamo peggio. Invece no, i genitori sono abbastanza attenti a quelle che possono essere le particolarità del momento, no? Gli spazi. Attenzione alle varie cose. Devo dire che i ragazzi molte volte li vedo proprio disinvolti, per loro è come se non fosse successo niente. I genitori ci tengono tantissimo alla cura dei propri figli. La cosa sta andando abbastanza bene, stiamo ricevendo abbastanza complimenti per l'istituto, per come siamo organizzati. Per l'orientamento abbiamo previsto un po' tutti gli step che rispettano un po' tutte le attività commerciali. Cerchiamo di dare il massimo. La cosa che ci rende felici è che ci vengono a trovare di continuo gente, a partire dal Barese fino al nostro Gargano. E quest'anno pensavamo peggio, invece vuol dire che il nostro istituto è un istituto di eccellenza e quindi viene preso in considerazione continuamente. Ecco, tecnicamente ci sono delle novità per quanto riguarda l'istituto? Vi siete così dotati di nuove attrezzature, di nuovi luoghi? Niente, noi siamo work in progress, ecco, di continuo pensiamo sempre a innovarci. L'ultima innovazione è stato questo laboratorio che voi vedete alle mie spalle. È un laboratorio che quando io parlo dei clienti perché abituati all'hotelleria, quando i genitori o ospiti arrivano qua e guardano questo laboratorio rimangono un po' estasiati. Bello, è un laboratorio di ultima generazione, ospitiamo i corsi ICE, purtroppo l'anno scorso ci siamo dovuti fermare per la pandemia. È bellissimo per un alunno dell'alberghiero partire dal terzo anno, arrivare al quinto anno con un attestato da sommelier.